Buongiorno e bentrovati da Andrea Semino. Oggi parte la prima edizione sperimentale di TG Turismo, programma ideato da TV Turismo. Tratterà esclusivamente di tematiche relative alle vacanze ed al turismo in Italia, in tutti i suoi aspetti. Il nostro intento è quello di portare a conoscenza dei nostri followers tante realtà turistiche ramificate sul territorio nazionale, con servizi speciali, interviste, dirette video attraverso i nostri canali social. Daremo voce ai protagonisti delle varie realtà commerciali, dagli alberghi ai centri benessere, dai ristoranti ai produttori di vino, passando attraverso tematiche che evidenziano le eccellenze italiane, quali musei, mostre, teatri ed eventi a caratura nazionale. Con queste premesse iniziamo il programma con il primo servizio. Eccoci bentrovati, buongiorno a tutti, siamo a San Martino di Castrozza. Quelle che vedete alle mie spalle sono le famose e suggestive pale di San Martino, mentre sulla mia sinistra potete ammirare le piste che sono perfettamente innevate grazie all'innevamento artificiale che viene svolto durante le ore notturne. Quali sono le novità quest'anno a San Martino di Castrozza? La funivia del Coldricò, che potete vedere sulla mia destra, praticamente da quest'anno è diventata una cabinovia perché in quanto precedentemente era strutturata come seggiovia. Dopo i lavori di ammodernamento dei sistemi di innevamento completati nelle scorse stagioni, l'inverno in corso vede la messa in funzione di un nuovo impianto, una cabinovia da 10 posti che va a sostituire le due seggiovie che da San Martino portavano in Valbonetta. Una bella novità che accorcia notevolmente i tempi di risalita, si passa infatti dagli oltre 20 minuti ai 6 minuti a quarto. Come tutti gli altri impianti del comprensorio sciistico San Martino di Castrozza Passorolle, anche questa cabinovia è alimentata da energia 100% rinnovabile prodotta dalle centrali idroelettriche delle valli Rimiero e Vanoni. Quindi tutto è pronto per la stagione invernale e vi aspettiamo a San Martino di Castrozza. Sono terminati i mercatini di Natale in Alto Adige. Riviviamo insieme i momenti salienti. Anche quest'anno i mercatini di Natale in Alto Adige sono giunti al termine. Con l'Epifania si sono chiusi i battenti e si tirano le prime somme. Sostanzialmente siamo sulla linea degli anni precedenti, con qualche accelerazione nel weekend e nella settimana tra Natale e Capodanno. Sempre suggestivi e circondati da un'atmosfera magica, riescono a mantenere alto livello di attenzione e curiosità, nonostante debbano combattere con l'elevato numero di concorrenza che nell'ultimo decennio si è propagato su tutto il territorio nazionale ed europeo. Riviviamo insieme l'atmosfera magica e vi diamo appuntamento al prossimo novembre con una nuova edizione dei mercatini di Natale in Alto Adige. Take a ride, and saw me with surprise, and seeing you by my side. Oh, jingle bell, jingle bell.
ever played, and I'll please the Lord, but you don't really care for music, do ya? When it goes like this, the firm, the fair, to minor fall, and to major leap, to baffle king, composing hallelujah. 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 Andiamo ora a Riscone di Brunico, dove l'hotel Cronolf
ha subito una profonda ristrutturazione. Parliamone con il titolare, signor Cesare Lorenzi. Eccoci, bentrovati e buongiorno. Oggi ci troviamo in Alto Adige, precisamente a Riscone di Brunico. Siamo all'hotel Krondorf e siamo con il titolare, signor Cesare Lorenzi. A poche centinaia di metri da noi ci sono gli impianti di risalita che portano a Plan de Corones. La stagione è appena iniziata e diciamo ci sono tutti i presupposti per una nuova e ottima stagione invernale. La novità di quest'anno è che l'hotel Krondorf ha rinnovato completamente la sua struttura. Signor Cesare, è stato un bel investimento, ma sicuramente, da come vedo io, è sicuramente un ottimo risultato. Sì, abbiamo fatto un investimento importante, è stato un restyling completo dell'hotel sia nella parte esterna e poi si è aggiunta, a dire la verità, anche una parte nuova proprio, e quindi ci sono 10 camere di nuova costruzione. Abbiamo rifatto il bar, abbiamo creato una parte nuova nella zona wellness, tutte cose che pensiamo diano un altro lustro alla struttura. E i primi clienti che abbiamo potuto ospitare qui in hotel sono rimasti molto contenti. Ecco, quanti anni ha questo hotel? È un hotel di famiglia? Praticamente com'è la storia di questa struttura? Beh, l'hotel è nato nel 79, quindi sono 40 anni. È sempre stato gestito da... Praticamente col compleanno avete praticamente rinnovato. Esatto, sì. Era arrivato veramente il tempo di fare qualcosa di importante, certo, per l'occasione. L'azienda è stata sempre gestita dalla stessa famiglia, la famiglia Micheli, e una famiglia di albergatori praticamente, che adesso arriverà la terza generazione, e i risultati sono sempre stati positivi, pensiamo, anche per i clienti che hanno comunque continuato a venire a trovarci, e adesso con questa struttura nuova avranno probabilmente una ragione in più per continuare a farlo. Oltre alla ristrutturazione esterna che ha cambiato completamente il volto della struttura, qual è, diciamo, l'elemento portante, qual è il cambiamento più forte, ecco, che ha avuto l'hotel? Beh, diciamo, si sono aggiunte 10 camere nuove e quelle sono una parte importante, appunto hanno avuto una parte importante in questa ristrutturazione. Sono camere anche di design curate, anche con materiali, eccetera. Ha fatto un lavoro molto importante l'architetto che ha curato tutto il progetto, ed in più si è aggiunta la parte del wellness che esisteva già prima, sauna, bagno turco, la piscina coperta, però abbiamo aperto una parte proprio che sarà dedicata al beauty e ai massaggi. Abbiamo preso del personale qualificato che si occuperà di questa cosa a tempo pieno praticamente, ed è quindi per noi, ecco, una novità se vogliamo, e ci puntiamo molto. Parliamo di cucina, di piatti e di ristorazione. Dunque, voi avete una cucina con una presentazione dei piatti molto ricercata. Mantenete sempre questa filosofia? Sì, sì, la manteniamo, anzi cerchiamo di svilupparla ancora. Abbiamo una brigata di cucina giovane, uno chef giovane, però ha portato idee nuove, è molto attento nella cura delle materie prime, è molto attento a voler fare tutto di prima persona, quindi dalle paste fresche, ravioli, eccetera. E anche la presentazione dei piatti è particolare, è molto apprezzata dalla nostra clientela. Pensiamo che in un hotel che è situato a Riscone, in Pusteria, in Alto Adige, comunque sia necessaria questa cosa. L'Alto Adige è diventato un po' sinonimo di buona cucina negli anni, ci sono tanti ristoranti stellati anche qui in zona Pusteria, e pensiamo che chi ami mangiare con qualità, mangiare bene, lo possa fare anche da noi. Ecco, la location è importante perché siamo ai piedi di Plan de Corones. Qual è il vantaggio di essere a Riscone di Brunico? Sì, Plan de Corones naturalmente per la stagione estiva è la cosa principale, nel senso che essere qui a 600 metri dalla partenza degli impianti è un grande vantaggio naturalmente. Però Riscone è un punto di partenza ideale anche nelle altre stagioni. Siamo a 5 minuti di macchina da Brunico. Brunico è diventata una cittadina interessante che offre molto anche dal punto di vista dello shopping, eccetera. Quindi si possono sicuramente abbinare le due cose.
e poi anche d'estate è punto ideale per la partenza di qualsiasi escursione, perché con 20 minuti di macchina praticamente si arriva in qualsiasi luogo di interesse che c'è qui in Fusteria. Certo. Bene, a questo punto vogliamo invitare i turisti e le persone che sono a casa e ci vedono a venire qui a Riscone di Brunico all'Hotel Krondorf. Ci dà i numeri, i dati per poter diciamo contattarvi e poter eventualmente prenotare o chiedere informazioni? La mail è hotel@krondorf.com, il telefono invece è 0474 410394, oppure il sito internet anche www.krondorf.com. Perfetto, vi aspettiamo a Riscone di Brunico. Trasferiamoci ora in Alto Adige, esattamente a Solda, in Alta Val Venosta. Facciamo visita al Museo Messner, dedicato al ghiaccio. Bentrovati, siamo al Museo Messner di Solda. Siamo in compagnia del responsabile, il signor Robert. Buongiorno a lei, buongiorno. Ecco, il Museo di Solda di Reinhold Messner è un'istituzione perché è conosciuto praticamente in tutto il mondo. Racconta un po' della storia della vita di Reinhold Messner, un personaggio che qui è di casa, pertanto è molto conosciuto e apprezzato non solo da chi è del luogo, ma anche chi viene da fuori, fondamentalmente. Da quanti anni è che c'è questo museo? Allora, questo museo è stato inaugurato nel 27 settembre 2004. 2004, per 14 anni. Sono già 14 anni, ecco. Ci sono dei cimeli, diciamo, delle sue avventure in giro per il mondo, no? Sulle allora, rete. Signor Messner ha inaugurato, aperto in su Tirolo e anche nel Belluno una catena museale di ormai sei musei, compreso anche quello di Kronplatz, e questo qui è dedicato al tema ghiaccio. Questo tema è il Messner Mountain Museum Ortles, sotto la rete dell'Ortles, dedicato al tema ghiaccio. Perfetto. Questo è il museo più piccolo, forse anche quello più difficile nel senso, signor Messner spiega qui il tema ghiaccio soprattutto con arte, con dipinti. Lui vuole far vedere la difficoltà degli artisti di dipingere, di disegnare ghiaccio, neve. Ho capito. Poi lo fa anche... È proprio lui che dipinge? No, lui è collezionista. Lui fa... lui è collezionista. Noi abbiamo artisti di tutto il mondo. Perfetto. Abbiamo pochissime fotografie, sono tutti dipinti. Tutti dipinti. E poi abbiamo anche attrezzatura alpinistica. Okay. Dietro di noi abbiamo attrezzatura alpinistica, per esempio, di più di due secoli. Abbiamo la Picozza, la prima ascensione sull'Ortles del 1804 di Josef Pichler, il cosiddetto Psara Josele. Okay. Abbiamo attrezzatura del secolo passato, attrezzatura moderna. Sì. Abbiamo tra l'altro anche qualche pezzo di Messner, con per esempio la tenda e la tenda originale del Polo Sud. Con questa attrezzatura Messner ha attraversato nel 1989 il Polo Sud. Più di 2800 km in 92 giorni con temperature siderali, direi. Ci avviciniamo anche oggi. Poi abbiamo anche abbiamo una simulazione di una valanga. Sì. Abbiamo l'uomo delle nevi, il cosiddetto Yeti. E abbiamo la raccolta più grande del mondo di dipinti sull'Ortles. Sì. L'Ortles qui, la vetta simbolica di tutte le vette di ghiaccio. E fuori, davanti, intorno al museo, abbiamo anche gli Yak. Gli Yak, che poi andiamo a vedere personalmente, andiamo a vedere proprio il gruppo e la mandria, e sono molto belli perché comunque non si trovano facilmente, diciamo, in Italia. Messner, dove sono? Da dove arrivano esattamente allora, gli Yak? Messner li ha portati nel 85. Nell'85. Lui li ha presi, erano 5 animali, 2 tore, 3 mucche, da un contadino in Bavaria. Sì. E questo contadino li ha presi qualche anno prima da un zoo della Germania occidentale. Okay. Questo zoo è andato in fallimento e questo contadino li ha presi, li ha salvati dal macellaio. E questo zoo una volta li ha presi direttamente dal Tibet e lungo la Mongolia con la Transiberiana sono arrivati nella Germania occidentale. Ho capito. A che temperature riescono a resistere? Allora, in Himalaya possono sopravvivere senz'altro fino a 40 gradi fino a 40 gradi sotto zero in una quota 4-5 mila metri.
anche qui a Solda stanno tutto l'anno all'aperto. All'aperto, non abbiamo, entrano mai in una stalla. Abbiamo diverse mangiatoie, sì, dove è una piccola capanna dove il fieno rimane asciutto. Asciutto. Okay. Però non hanno una stalla, nel senso che possono entrare e dormire dentro la stalla, sono tutto l'anno all'aperto. Sono tutto l'anno all'aperto. E noi gli diamo il fieno tutti i giorni, sì, una volta solo, sì, sì, e il resto se ne si arrangiano da solo. Perfetto. Sì. Allora facciamo poi un giro qui all'interno del museo e vedere un po' tutte queste particolarità che chiaramente contraddistinguono il museo e lo fanno conoscere un po' in tutto il mondo. Ok? Grazie. Paesaggi incantati in Val Casies, una vallata conosciuta per la pista di sci di fondo. Eccoci, buongiorno amici, oggi ci troviamo sempre in Alto Adige, esattamente in Val Casies. È una vallata sicuramente meno conosciuta, ma non per questo altrettanto bella. È una vallata che, come potete vedere, ha delle particolarità come questa alle mie spalle, questo ghiaccio, questa galaverna che è dovuta a un ruscello che è adiacente e sottostante, ha una temperatura altrettanto rigida e ha la mancanza di sole per parecchie ore della giornata. La Val Casies parte praticamente da Monguelfo per arrivare fino a Santa Maddalena percorrendo circa 14 chilometri. Quella che vedete alle mie spalle è la pista da sci da discesa, l'unica con lo ski lift a Santa Maddalena in Val Casies.
La Val Casies è conosciuta anche e soprattutto per la pista di sci di fondo. Sono 42 km che da Mungelfo portano in cima alla vallata a Santa Maddalena e ritorno. Ed è conosciuta anche per un evento, una manifestazione internazionale che si svolge nel mese di febbraio, la Gran Fondo della Val Casies, che porta praticamente migliaia tra spettatori e atleti. Andiamo in Trentino, in Val di Sole, precisamente ad Ossana, a scoprire 1400 presepi allestiti in paese. Siamo ad Ossana, in Alta Val di Sole, e il borgo è famoso per i 1300-1400 presepi. Siamo con l'assessore alla cultura e al turismo, signora? Laura Marinelli. Laura Marinelli. Allora, ci spieghi un po' la storia di questi presepi, da quando sono nati e fino al giorno d'oggi, come si sono evoluti praticamente? Questa manifestazione parte ben 19 anni fa, infatti festeggiamo quest'anno la 19esima edizione, e tutto nacque appunto 19 anni fa, quando l'allora assessore alla cultura, ora sindaco di Ossana Luciana Dell'Eva, e un gruppo di cittadini con passione si sono incuriositi andando a vedere altre manifestazioni di questo tipo che allora stavano nascendo, e hanno deciso di intraprendere, insomma, di fare un'esperienza anche qua, insomma, formandosi, quindi andando anche a fare dei corsi di formazione sull'arte, insomma, di costruire i presepi, e da lì, insomma, hanno iniziato a fare dei presepi artigianali che nel corso di 19 anni sono arricchiti di presepi fatti dalle scuole, da altri gruppi di volontari, presepi che arrivavano fin da Piacenza. Quest'anno addirittura arriviamo con presepi che arrivano dal Venezuela. Qual è la filosofia, diciamo, di questi? Vedo un filo rosso conduttore. Esattamente. Inizia dalla stella cometa di inizio paese e porta fino al castello. Intanto abbiamo una location straordinaria, perché abbiamo un castello del XII secolo. Sì, esatto, dicevo, che è stato costruito, anche se in realtà le origini sono molto più antiche, addirittura sono i primi segnali di insediamento sulla rocca, sono addirittura di epoca romana. E hanno trovato anche dei reperti archeologici. Però ecco, il filo rosso è proprio, diciamo, il filo che ci accompagna il visitatore a scoprire le vie nascoste del borgo, le antiche cantine dove sono allestiti i presepi. Praticamente sono ubicati ovunque. Esatto, no? Proprio anche andando a valorizzare quello che è stata l'antica, insomma, gli antichi insediamenti del paese, no? Queste, certo, case dove una volta erano le stalle o i depositi, e adesso, insomma, trovano nuova vita con i presepi. Quando si possono visitare questi presepi? Allora, si possono visitare dal 30 novembre fino al 6 gennaio, tutti i giorni, dalle 10 del mattino alle 10 della sera. Quindi, perfetto, questo, ecco, e si possono veramente trovare dai presepi grandi in una noce, come una noce, una nocciola, sì, fino a presepi che sono, insomma, occupano diversi metri quadri. Non solo presepi, storie. Ho visto che c'è anche un bellissimo mercatino di Natale, sì, sul castello. Esatto, anche qui, esatto, sono più o meno una ventina espositori. Sono tutti prodotti artigianali. Tutti prodotti locali. I mercatini di Natale sono aperti tutti i fine settimana dalle 10 alle 7 e sempre dalle 10 alle 7 dal 22 dicembre al 6 gennaio. Allora, vogliamo fare un invito agli spettatori a casa a venire a Ossana per visitare sia i 1400 presepi, ma anche i mercatini di Natale. E anche la casa di Babbo Natale, che quest'anno si arricchisce di una nuova novità, pensata sì per i piccini ma non solo, che è la slitta virtuale. Ah. E quindi sarà possibile salire su questa slitta anche in gruppi, fino a 4 persone, e indossare questi magici occhiali, e si sorvolerà il paese di Ossana. Bellissimo. Come un vero elfo, e insomma questa una sarà cosa carina e soprattutto anche importante da un punto di vista benefico, perché, certo, i ricavati verranno versati e, insomma, donati all'associazione Ali Ollus, che si occupa di far avere presidi sanitari come farmaci, anche semplici antibiotici, al Venezuela, che è un paese...
Ci sono anche i presepi del Venezuela? Assolutamente, anzi insieme diciamo le vere, come dire, i presepi più importanti, oltre insomma, a questa collezione di 900 presepi che ci è stata donata dalla famiglia Bacchini, ricordo del fratello Massimo che era un collezionista, abbiamo questa collezione di presepi, di un centinaio di presepi dal Venezuela, che insomma è stato un ponte diciamo che è stato lanciato da Lisbeth, che è una ragazza che abita ormai da 15 anni a Ossana e la cui madre era una collezionista di presepi e che ci ha donato, insomma abbiamo organizzato questa spedizione che quest'anno è il nostro un po' fiore all'occhiello perché ci porta veramente a raggiungere una dimensione internazionale e allo stesso tempo per noi è importante far parlare del Venezuela che è un paese dilaniato dove la gente, veramente 80% delle persone sono ridotte in povertà e quindi è importante insomma che anche Ossana nel suo piccolo possa aiutare. Direi che è arrivato il momento di andare a visitare questi splendidi. Assolutamente, seguite il filo rosso e lasciatevi meravigliare. La ringrazio, è stata gentilissima, le auguro buone feste. A voi, buon Natale. Buon Natale. Andiamo ora con le notizie sui principali eventi e manifestazioni che si svolgono in questo periodo. Il 5 gennaio è partita da Genova la prima crociera intorno al mondo di MSC. Durerà 119 giorni e toccherà 49 destinazioni, 32 paesi e 6 continenti. Oltre 250 le escursioni a terra, tra cui scegliere. A bordo Chef Stellati e ben 237 diversi menù, oltre a numerosi piatti originali ispirati a luoghi visitati e alle culture gastronomiche locali. Quasi tutta esaurita l'edizione dell'anno prossimo e forte richiesta anche per il 2021. Genova si conferma così una città sempre più strategica nei piani di sviluppo di MSC Crociere.
Ancora a Genova, Winter Park, Luna Park invernale. Anche quest'anno, dal 1 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019, Genova ha ospitato in Piazzale Kennedy il Luna Park più grande d'Europa. Il parco conta ben 135 attrazioni e offre a tutti tante possibilità di divertimento, dalle giostre per i più piccini ai giochi adrenalinici per gli adulti. Ancora Genova, Paganini Rockstar, Palazzo Ducale fino al 10 marzo 2019. Palazzo Ducale dedica a Niccolò Paganini una grande mostra, alla quale il Presidente della Repubblica ha concesso l'alto patronato, con intento di raccontare attraverso una narrazione contemporanea, curiosa e multimediale, la figura del grande musicista, che ha profondamente rivoluzionato la musica del suo tempo, lasciandone emergere tutta la mondanità. Talentuoso, istrionico, amante degli eccessi, sempre lontano dalle convenzioni, Paganini non è stato soltanto uno dei più grandi violinisti mai esistiti, compositore tra l'altro dei celebri Capricci per solo violino, è stato anche il protagonista di aneddoti e leggende entrati da subito nell'immaginario collettivo. Basti pensare al celebre Paganini non replica, divenuto un vero e proprio modo di dire. Paganini Rockstar, vieni a scoprirlo fino al 10 marzo a Palazzo Ducale di Genova. Trasferiamoci ora in Veneto. Jesolo Christmas Village. Fino al 13 gennaio 2019 continua lo Jesolo Christmas Village in Piazza Aurora, Via Trentin e Piazza Mazzini, con 70 casette in legno bianco abbellite da luci e decori e ricche di prodotti artigianali tradizionali, oggetti e decorazioni, dolci e prelibatezze di ogni sorta. Ancora Jesolo, Sand Nativity 2018, sino all'11 febbraio. La città di Jesolo celebra la magia del Natale con Jesolo Sand Nativity, dedicato quest'anno alle storie della Bibbia. Il presepe di sabbia di grande fascino e suggestione incanta migliaia di visitatori da tutto il mondo. Andiamo in Valle d'Aosta. Dall'11 al 13 gennaio a Courmayeur il Winter Tour. RCS Sport presenta Sport Tour, l'evento firmato EA7, Emporio Armani, 6 weekend nelle più belle località delle Alpi. A Courmayeur Mont Blanc passerà dall'11 al 13 gennaio. Sciatori esperti o semplici amanti dello sport invernale, tutti potranno prenotare le varie attività online sul sito ufficiale. In Lombardia Livigno, World Rookie Fest 2019. Giovani snowboarder under 18 si sfidano lungo lo snowpark Motolino dal 12 al 16 gennaio 2019. Trasferiamoci in Alto Adige. A Santa Cristina in Val Gardena, in piazza Municipio, c'è la mostra in occasione della prima ascesa del Sassolungo. A Ortisei, dal 10 gennaio al 14 marzo, ski show della scuola sci e snowboard di Ortisei. Le scuole sci e snowboard di Ortisei vi invitano di cuore alla fiaccolata Snow e Fire Ski Emotion in Ortisei. In varie date nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, le scuole di sci e snowboard di Ortisei organizzano serate tematiche con spettacolari ski show. Dopodiché i vari locali gastronomici di Ortisei vi invitano a festeggiare l'after show party. A Selva di Val Gardena, il 14 gennaio, dalle 21.30 alle 22.30, Freestyle Ski Show by Freeride Club Val Gardena. Godetevi una serata davvero speciale, guardate il Freeride Club Val Gardena a divertirsi sui loro sci. Vin brulè per tutti alla fine. A Ortisei, dal 14 gennaio al 19 gennaio, realizzazione ed esposizione di sculture di ghiaccio. Nel centro paese di Ortisei non vengono solo scolpite le tradizionali sculture in legno, ma d'inverno anche sculture di ghiaccio. L'associazione turistica di Ortisei, in collaborazione con due esperti scultori e artisti locali, nella settimana dal 14 gennaio al 19 gennaio, realizzerà nella zona pedonale 5 opere d'arte. Il tema scelto per la realizzazione è sit down, possibilità di sedersi. A Selva di Val Gardena, il 19 gennaio, dalle ore 18.30, sul campo Frena, a Selva di Val Gardena, Dolomites Val Gardena Extreme Hub.
In questa gara mozzafiato, la pista 3 della Ciampinoy viene affrontata dal basso verso l'alto. Partendo dal campo frena, i partecipanti percorreranno una ripida salita a piedi per raggiungere la loro meta, la stazione a monte del Ciampinoy. Vi aspettiamo sabato 19 gennaio alle ore 18 per il colpo di cannone. Trasferiamoci in Trentino, a Madonna di Campiglio, lunedì 7 gennaio, test drive Audi su strada e ghiaccio. Piazza Brenta Alta e laghetto ghiacciato. Prenota il tuo test drive Audi per provare i limiti dell'aderenza anche sulle massime pendenze grazie alla trazione 4. Gli istruttori e lo staff dedicato Audi saranno a tua disposizione per farti scoprire tutte le caratteristiche dei modelli della gamma Audi. Partenza da Piazza Brenta Alta o laghetto ghiacciato. Trasferiamoci in Val di Fiemme, a Predazzo, Coppa del Mondo, salto e combinata nordica, stadio del Salto Predazzo e stadio del fondo del Lago di Tesero, dall'11 al 13 di gennaio. La Val di Fiemme riserva un mese di gennaio da non perdere, con la 3 giorni di Coppa del Mondo di combinata nordica abbinata alla Coppa del Mondo di salto speciale. Dal 10 al 13 gennaio si sfideranno infatti grandi della disciplina che affianca il salto allo sci di fondo assieme agli specialisti del salto con gli sci. Dopo le 2 giorni del Tour de Ski, ecco la 3 giorni di combinata nordica e salto speciale, con il comitato Fiemme Ski World Cup a regalare grandi emozioni e divertimento. Marcialonga di Fiemme Fassa, il 27 gennaio 2019. La mitica Marcialonga, famosissima gara internazionale di gran fondo, torna a emozionarci nella sua 46esima edizione. Migliaia di bisonti, come viene scherzosamente chiamato il popolo dei marcialonghisti, da Moena raggiungeranno Cavalese dopo 70 km, transitando per Canazzei, Predazzo, Lago di Tesero e lungo quest'ultima rampa in località Cascata, che spesso fa selezione prima dell'arrivo. Lungo il tracciato migliaia di tifosi incitano i concorrenti fino all'ultimo, che raggiunge il traguardo al calare della sera, accolto da strepitosi fuochi d'artificio nel cielo di Cavalese. La storia del Marcialonga è la storia dello sci di fondo in Trentino e in Italia. Trasferiamoci in Val di Fassa, a Pozza di Fassa, dal 14 al 19 gennaio, campionato italiano di sci alpino e nordico per vigili del fuoco. Più di 1000 vigili del fuoco provenienti da tutta Italia gareggeranno nelle discipline di slalom, sci alpinismo, fondo, snowboard e combinata. Moena San Pellegrino, dal 15 al 18 Coppa Europa San Pellegrino, discesa libera sulla pista alla volata al passo San Pellegrino. Sempre nella Val di Fassa, Carnevale Ladino, dal 17 gennaio al 5 marzo Carnevale di Piazza nelle principali località della Val di Fassa. Termina qui la prima puntata di TG Turismo. Chi desiderasse comunicare i propri eventi o promuovere la propria attività può inviare una mail a tvwebturismo@gmail.com. A tutti una buona giornata e appuntamento alla prossima puntata.